Basta venire qua e si capisce subito perché c'è tanta fede in San Gennaro. San Gennaro ha rappresentato sempre un punto di riferimento per la città, soprattutto nei momenti di difficoltà. E quello che la città chiede a San Gennaro è sempre di essere questo, cioè un elemento di speranza, un momento di attenzione per i più deboli e per i più fragili ed anche quel grande punto di riferimento che è stato sempre per tutti i napoletani, che nei momenti di difficoltà hanno trovato quella speranza e quella forza per guardare al futuro. Io sono convinto che la città sarà punto di riferimento in questo momento di difficoltà e continuerà a dare quella speranza e quel futuro anche a chi è più in difficoltà e più ha bisogno. Io sono cattolico, grande fede, e credo che nel San Gennaro rappresenti, oltre che un grande esempio di religiosità, rappresenta anche un punto di riferimento laico della città, perché si sono riconosciuti in lui tutti i cittadini, sempre tutti i napoletani, indipendentemente dal credo, e questo è molto importante. Bellissimo, sono arrivata presto, ho attraversato tutta Via Duomo ed è bellissimo vedere tanti napoletani, ma tanti e tanti visitatori, viaggiatori che vengono attratti dalle meraviglie e dalle originalità della nostra città. E naturalmente San Gennaro, il prodigio, sono un pezzo importante della spiritualità, della religiosità e anche dell'affidamento che questa città fa al suo santo patrono. Sicuramente la città chiede soprattutto lavoro, soprattutto la possibilità di avere una migliore condizione economica. Questo non dipende solamente dal sindaco e dal comune, ma noi ci stiamo impegnando al massimo. E poi la possibilità di avere più sicurezza, avere una città più vivibile e che dia soprattutto un futuro ai nostri giovani, perché a loro dobbiamo fare il nostro pensiero e il nostro impegno.